Buongiorno a tutti, oggi vediamo l'Uomo Vecchio Adamo e quello nuovo Cristo. San Paolo torna un po' indietro. Avevamo parlato precedentemente della riconciliazione, ecco qua invece si torna indietro un po' a fare un quadro che fa San Paolo. Sul problema del peccato, soprattutto, che è il grande appunto problema dell'umanità, ecco. Si sta male in questo, in questo mondo perché c'è il peccato, cioè l'iniquità bisognerebbe dire più, più, che, più che il peccato, è un termine un po' è un, è un termine un po' leggero, ecco. Leggiamo tutta la pericolpe che è molto breve, e dice: Quindi, come a causa di un uomo solo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così anche la morte si è estesa a tutti gli uomini per il fatto che tutti hanno peccato. Fino alla legge infatti c'era peccato nel mondo e anche se il peccato non può essere imputato quanto, quando manca la legge. La morte regnò da Adamo, perfino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Allora a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, cioè Adamo i progenitori, ecco, e è questo stato il peccato dei progenitori di non avere fiducia in Dio, quindi disobbediscono e pensate un po' che io eh, ci, ci penso delle volte, ma perché Adamo ed Eva hanno preferito ehm, l'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male, che, che non invece quello della vita, l'albero della vita. Ecco. Quindi hanno perso la fede e la fiducia in, in Dio perché hanno eh, ascoltato appunto il nostro grande nemico eh, che è il diavolo. Ecco. E, e da lì poi geneticamente forse è così, ecco, non lo so, comunque è chiaro che a questo punto... Ehm, eh, appunto, anche la, la Bibbia dice quando parla della, della carne, della nostra carne, vuol dire eh, che, che è una carne debole ecco, rispetto al peccato. Eh, ci voleva uno che, che poi è l'uomo nuovo, Gesù, che vincesse appunto questa, questa carne eh, così fr fragile e vincesse il, il peccato. Ecco, però allora è entrata nel mondo la morte, ecco, il grande problema dell'umanità, ecco, come ho detto sopra. E quindi la morte eh, è una cosa che ci eh, toglie la vita, almeno eh, adesso no, perché siamo in un'altra eh, economia. Ecco, sappiamo che eh, non c'è più la morte ma c'è un passaggio ecco, per noi ma per, i, per gli antichi eh, c'era lo sceol eh, ne abbiamo parlato già eh, abbastanza e quindi mh, si è stesa la morte su, tutto, su tutti gli uomini eh, per il fatto che tutti hanno pecca peccato abbiamo visto precedentemente appunto che eh, San Paolo cita il Salmo dove appunto si, fa, si fanno vedere tutti i peccati che ci sono nel mondo. E poi San Paolo ha ragione a dire che tutti gli uomini sono peccatori. Se non ci fosse Cristo ecco, non avremmo nessuna speranza. Ecco. E quindi era stato chiuso l'accesso eh, all'albero della vita, eh, lo vedremo poi negli spunti. Ecco. Perché l'uomo non può vivere in eterno con il peccato. <ride> Sarebbe un mondo eh, spaventoso ecco, se fossimo immortali eh, col peccato. Eh, non è possibile. Quindi c'è la morte, giustamente. Ecco, e nell'antica eco economia c'era appunto eh, gli inferi, ecco, dove andavano tutti, buoni e cattivi, l'abbiamo già detto tante volte, ma tante, tante persone non lo sanno. Ecco. Ecco, poi dice al versetto 13, fino alla legge infatti c'era peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge. Allora, San Paolo guarda la storia dall'inizio fino alla legge. Ecco, la legge non ha: purtroppo, e San Paolo ha ragione, la legge non, non bastava. La legge ti diceva questo è buono, questo è cattivo, questo è peccato, questo, no, questa è una cosa buona. Però non c'era la potenza ecco, dello Spirito Santo di vincere il peccato, perché non c'era stata appunto la, ehm, la vittoria sul peccato e sulla morte di Gesù. E se adesso riusciamo appunto uh, a non peccare. Lo abbiamo a Gesù che ha vinto il peccato nella sua carne, dice sempre San Paolo. Ecco. Però, per quelli che appunto non hanno la legge, non hanno i dieci comandamenti, è chiaro che sono degli animali. Quindi, dice, non, non si può imputare eh, a, a questi eh, il, il peccato, perché non sanno niente, ecco, e non conoscono Dio. Quindi, bisogna pensare che il Signore poi eh, tenga una. Una giustizia un po' diversa dalla nostra. È molto, è molto peggio quando sappiamo il Vangelo e la Torah e la legge di Mosè e però continuiamo a fare il peccato. Questo è ancora più grave. Invece gli altri hanno meno colpi. Quindi il Signore avrà un giudizio un po' più leggero per queste persone perché non sanno niente. Non uccidere, che non fare ehm, adulterio, ecco tutte le, le norme che ci sono nella Torah. Quindi la legge dà solamente, come dice San Paolo, la conoscenza del peccato, nonostante appunto la legge rimaneva il peccato, anche perché non c'è la, la, la forza di vincere. Eh, il peccato, questa potenza buona, ecco che è lo Spirito Santo, il battesimo, la grazia di Dio, ecco, chiamiamolo come, come lo vogliamo. Ecco. E, e quindi il, il peccato di quelli che non hanno la legge è, è minore. Ecco, non può essere imputato quando appunto non, non, non conoscono Dio e non conoscono eh, la legge. Allora al versetto 14 San Paolo dice che appunto la, la, la morte regnò Adamo fino a Mosè, ecco, poi dice anche quelli che non avevano... Peccato con una trasgressione simile a quella di, di, Ando, di Adamo, cioè con degli altri peccati, e abbiamo già detto eh, della trasgressione di Adamo ed Eva, prima, proprio poco sopra. E per gli altri fanno degli altri peccati perché non conoscono Dio, quindi non possono appunto disobbedire a Dio. È chiaro questo. È un'altra trasgressione, però è chiaro che il peccato del mondo ecco, ci porta appunto alla rovina, ecco, perché il mondo è pieno di iniquità. E poi nel mondo di oggi lo, lo vediamo bene, ecco. E poi dice appunto che Adamo è figura di colui che doveva venire. Che cosa vuol dire che è figura? Beh, vuol dire che Adamo è stato il primogenito del peccato. E invece Gesù, Gesù ecco, è figura perché è stato il primo che ha vinto il peccato e la morte. È molto, molto semplice. E quindi ci sono queste due figure, ecco, di Adamo e Gesù, che sono in, è una, una figura però. Adamo ha, ha portato la, la, la morte. Eh, nel mondo e invece Gesù è quello che ci dà la vita, ecco, e la, e la riconciliazione con Dio. Guardiamo adesso, parliamo del, della caduta dei progenitori, appunto, quando non, ha più, non hanno più avuto fiducia in Dio. Che gli, gli diceva di non toccare l'albero della conoscenza del bene e del male, e invece non hanno creduto. Ecco, eh, vedete, eh, è sempre la, la fede. Ecco, Santa, San Paolo dice appunto che la fede è la cosa più importante, da lì vengono anche le opere de della fede, però, se non c'è la fede, appunto, si, fa, si, si, si cammina nel peccato. Leggiamo quel passaggio della Genesi che dice: Il Signore Dio disse allora, 'Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche l'albero della vita, ne mangi.' E viva per sempre <ride> vedete qui il signore capisce subito che nel peccato non si può vivere in eterno ecco e quindi c'è la morte L entrata la morte è, è stato dio ecco quindi e, e poi c'è tutta la storia della salvezza che ci porta appunto alla via che si porta all'eternità però con dio e con cristo e non come abbiamo visto precedentemente come volevano fare eh, quelli di Babele ecco che volevano andare in cielo e senza Dio ecco e vedete anche qui ah, cioè la, la fede la fede in Dio la, la fiducia eh, si potrebbe dire ecco poi dice il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a Oriente del Giardino di Eden, i cherubini, e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Ecco, ha dovuto fare così, ecco. Perché non ci fosse un mondo eh, di, di gente che, che si scanna dalla mattina alla sera e, e, e non muoiono mai, è impossibile. <ride> ecco, il, pro il problema è il peccato. Ecco. Eh, quindi si entra nella casa di Dio quando moriremo se eh, abbiamo anche noi eh, sconfitto eh, il peccato dentro di noi. E quindi capiamo tutte le cose San Paolo, che San Paolo ha detto prima, su, sulla riconciliazione, la grazia, cioè, la nuova economia. Ecco, ci ha detto tutte queste cose che eh, per cui ehm, Dio ha, ha messo una via di fuga per non morire per, per sempre. E poi ho già detto, ecco, il grande mio interrogativo non riesco a capire perché non sono andati subito all'albero della vita e quello non si riesce a capire, forse perché, come dice San Paolo, perché appunto l'uomo è, è sottomesso alla caducità. Ecco, però usa una parola, una parola ebraica, in greco, però è ebraico praticamente, dove la, la caducità vuol dire quando, la vanità vuol dire che l'uomo preferisce appunto le cose che, che non valgono niente. In ebraico vuol dire un soffio. Ecco, la vanità, le cose che non, non servono a niente, ecco. E, e quindi l'uomo, eh, Adano ed Eva, hanno, dopo l'invito di Dio a non toccare quell'albero, l'hanno fatto subito per, per saperne di più, ecco, più di Dio, ecco. E quindi lì è stato lo sbaglio ed è stata una caduta sulla fede, non avevano più Dio, più, non avevano più la, la fiducia nel loro. Eh. E quindi io credo che sia per, appunto perché, come San Paolo dice nella, nel capitolo 8 della lettera ai Romani, che è appunto la. Tutta l'umanità è sottomessa alla caducità, al soffio. E vi faccio un'immagine: eh, pensate ad esempio che il papà viene a casa dalla mamma con i bambini e ha preso lo stipendio, no? Allora i bambini dicono: Cosa hai comprato, papà, con lo spitendo? E ho preso i fuochi artificiali. Eh, bravo papà, bello, bello, che bello. Mamma. Allora arriva la mamma e dice, ma cosa hai comprato? Eh, ho, ho, ho comprato i fuochi artificiali. Ma sei, sei stupido, adesso non abbiamo i soldi per dare i libri ai bambini per la scuola. Ecco. E, e allora il papà dice ai suoi figlioletti, volete... Bene, più alla mamma o al papà? Al papà, al papà! <ride> ecco. Che cos'è i fuochi artificiali? Sono il soffio, ecco come dice l'ebraico. Invece i libri della scuola rappresentano la sacra scrittura, che è più difficile, però ti fa diventare un vero uomo, un uomo rinato. Ecco, eh, vedete, io credo che il problema sia appunto la caducità, ecco, hanno, non hanno creduto a Dio ma al diavolo e questa è stata la loro rovina, non avere più fiducia, come ho detto già tante volte, la fiducia in Dio. Ecco, e allora per finire, com'era il quadro ecco, dell'umanità? Con il peccato, anche oggi, ecco. adesso no perché sappiamo appunto una via ecco, che ci ha dato il Signore, però prima di, di Cristo qual era la situazione dell'umanità? Lo dicono i gli antichi greci eh, chi siamo cosa facciamo dove andiamo cioè il senso della vita perché dopo la morte c'era eh, il nulla ecco. ma adesso sappiamo invece che non è così ecco e questa è questa era l'antica economia che non aveva speranza. Quindi, guardate che alcuni filosofi appunto, erano così eh, presi da queste domande: chi siamo, dove andiamo, eccetera, e si, e si toglievano la vita perché non aveva senso. Alcuni lo, lo facevano. Ecco. E, e quindi, senza nessuna speranza, eh, appunto, tutto l'umanità era senza speranza ecco, prima di Cristo, e, e perciò, come dicono i profeti, eh, erano tutti sotto all'ombra eh, delle tenebre. Eh, eh, quindi. Si, si viveva solamente per questa vita terrena che però aveva una fine. E vedete che invece questa istanza dei filosofi, questo interrogativo sulla, sulla vita e sulla morte, la Scrittura ci ha detto tutto, ecco, ci ha rivelato tutto, che non è così adesso. Però ci vuole, come dice tante, tante volte ehm, San Paolo, eh, ci vuole la fede in Gesù Cristo e nella resurrezione. Pace e bene a tutti e buona giornata.